Buonasera, al pubblico di Porta Porta. Ben tornato a Matteo Renzi, segretario del Buonasera. partito democratico. Buonasera. Non dico candidato premier perché con questo sistema elettorale, per di capire, vale, Di Maio e Salvini sono candidati premier. La Meloni, forse. Lei dice che è inutile avere il candidato premier perché si decide dopo le elezioni, no? O sbaglio. Purtroppo questa è la legge elettorale. Non torniamo al referendum e a quello che è accaduto. Bene. Allora, cominciamo con una vignetta deliziosa come sempre, quella di Giannelli, hai visto quella di stamattina? Eccolo qua, Romano Prodi, Romano Prodi, eccolo qua, Don Matteo. <ride> ultima interpretazione di <ride> Prodi. Eh. Eh. Dai, è stato un bel aiutino, eh? Tenda di qua, tenda di là, mi sfilo, non mi sfilo, alla fine comunque lo si interpreti, è un sostegno che modo, non a lei personalmente, al Partito Democratico, così come è più correttamente al centro-sinistra, al centro-sinistra e però insomma una bella scomunica di quelli che se ne sono andati. E vabbè, però credo che sia una cosa che naturalmente fa piacere anche perché con questo sistema elettorale quelli che votano la sinistra radicale fanno un favore a Salvini. Cioè ogni voto dato al Partito di D'Alema è un voto che alla fine va a favorire il candidato di Salvini cosa fa o al massimo di Beppe Grillo. Versani. Ma come si permette di dire che chi vota per noi vota per Salvini? Eh, non è che, è, questa è la realtà dei fatti. Dopodiché vedo Vespa che siamo subito entrati nel merito del programma. Mi ha detto no, che è programma. un po' di, vabbè, un po di politica all'inizio. La parte politica è quella che è chi oggi vota per un candidato della sinistra radicale oggettivamente fa il gioco di Salvini e di Beppe Grillo. Vedo che Berlusconi se la prende con Di Maio e non se la prende tanto col Partito Democratico. Lei se la prende con Salvini, non se la prende tanto con Berlusconi. Ma avrà ragione quell'anima candida della Bonino che dice: Beh, insomma, se non si può fare niente, eh, bisogna fare una coalizione tra il PD Veram e, e forse Italia. No? Veramente io vedo che Berlusconi se la prende molto con noi, come noi oggi abbiamo fatto una polemica anche molto dura sull'evasione fiscale contro Berlusconi e Grillo, però penso che sarebbe un bene per tutti, per tutti gli italiani, se alla fine in questa campagna elettorale, anziché prendersela contro gli altri, uno dicesse queste sono le cose che vogliamo fare. E lo stile della, della casa, della nostra famiglia, della, della casa del PD, stavolta è profondamente diverso, perché Berlusconi e Salvini hanno sparato i razzi in aria dicendo flat tax, cioè la tassa che di fatto fa diminuire il costo della pressione fiscale per i miliardari. Berlusconi e Salvini vogliono ridurre le tasse ai miliardari e costa oltre 100 miliardi. Di Maio ha detto che è per il reddito di cittadinanza, cioè sostanzialmente un grandissimo incentivo a non far niente, restare a casa, passare del tempo, tanto arrivano 1680 euro al mese per due figli, ti immagini? Chiunque potrebbe licenziarsi, non fare niente e prendere sti soldi. A fronte di queste due strategie degli altri, noi abbiamo scelto il buon senso. Abbiamo promesso di non fare promesse eclatanti. Abbiamo detto: noi raccontiamo che cosa vogliamo fare, passo passo, giorno dopo giorno, concretamente. E domani presenteremo ufficialmente il programma. Sarà un programma strano perché? perché, per la prima volta, per ogni punto del programma. Non ci sarà scritto cifre eccezionali, effetti speciali. Ci sarà scritto: noi abbiamo fatto questo. Siccome abbiamo fatto questo, faremo così. Noi abbiamo ridotto le tasse eliminando l'IMU sulla prima casa, la TASI sulla prima casa, allora faremo questo per i piccoli commercianti o per gli artigiani che hanno un fondo di proprietà. Per ciascun risultato raggiunto fino ad oggi, un impegno per il futuro. Non aspettatevi da noi promesse eccezionali. Noi faremo piccole cose quotidiane giorno dopo giorno ed è una bella differenza con gli altri. Seta, cominciamo con eh, un punto del programma. Gli 80 euro al mese per ogni figlio minore, anche per le partite IVA. Non solo per i eh, lavoratori dipendenti, ma anche per le partite IVA. È corretto? Ci sono, sono due argomenti diversi. Sono entrambi corretti. Il primo è che noi vogliamo, Fare un lavoro in più di quello che abbiamo fatto fino ad oggi sulle famiglie. Cioè parliamoci chiaramente. Noi in questi anni abbiamo cercato di portare l'Italia fuori dalla crisi e la priorità l'abbiamo data a quegli imprenditori che assumevano. Cioè tu assume, assumi una persona, ti do l'incentivo del Jobs Act. Tu intervieni sulla tua azienda, ti do l'incentivo Industria 4.0. Per spendere meno tasse se metti a posto i macchinari. E questo è servito per far ripartire l'occupazione. Non a caso, finalmente ci sono dei segnali positivi sull'occupazione. Però sono rimaste indietro le famiglie, e soprattutto le famiglie con figli. Cioè, oggi in Italia si fanno pochi figli per tanti motivi rispetto a 20 o 30 anni fa, se vuole Vespa, anche per motivi culturali. Eh, però 30 anni fa nasceva un milione di bambini l'anno, oggi siamo sotto il mezzo milione di bambini. In parte anche perché, per la mia generazione e quelli appena più giovani, fare un figlio diventa un costo. È una cosa bellissima, è la cosa più bella che la vita ti possa regalare. Però tu sai che se però al secondo figlio costosa. vai sotto la soglia di povertà, è evidente che hai una remora, una preoccupazione. Allora. Mentre qualcuno in questa campagna elettorale vuole tagliare le tasse ai miliardari, noi vogliamo tagliare le tasse alle famiglie con figli e prendiamo come misura gli 80 euro, perché ormai sono diventati patrimonio comune, no? ormai mm. si parla degli 80 euro che abbiamo dato ai lavoratori dipendenti. Bene, noi vogliamo dare l'equivalente di almeno 80 euro per ogni figlio per ogni mese fino ai 18 anni. Questo vale anche per le partite IVA o no? E questo, secondo punto, vale anche per le partite IVA perché? Perché le partite IVA sono state un po' abbandonate, cioè al lavoratore dipendente che lavora nell'azienda pubblica o privata, oggi se guadagna meno di 1500 euro netti al mese arrivano gli 80 euro ormai da 4 anni. A una partita IVA che dichiara meno di 26.000 euro lordi, cioè l'equivalente più o meno dei 1.500 euro, non arriva niente. Riuscire a dare gli 80 euro anche alle partite IVA... Per i figli. No, no in, in assoluto, generale, In assoluto. Non facciamo confusione, Vespa, sono due argomenti diversi. Ai figli tutti, tutti. Partite IVA, dipendenti, tutti. In più gli 80 euro In alle partite IVA che non raggiungono quel reddito. Il tema è l'equiparazione cioè. tra le partite IVA e il lavoratore dipendente. Perché, se no, uno che, fa una, che ha una partita IVA si sente un cittadino di serie B. Perché tu, dipendente privato di un'azienda, puoi ottenere gli 80 euro e io, che magari faccio l'artigiano e che dichiaro 17.000 euro, non ce l'ho? Allora. Queste due proposte sono proposte che sono molto piccole dal punto di vista della comunicazione esterna. Non ci fa i fuochi d'artificio, ma sono due strumenti concreti che può presentare chi in questi anni il primo passaggio, quello degli 80 euro, l'ha fatto. E per riuscire a raggiungere l'obiettivo prendo un altro impegno guardando in camera, guardando gli italiani noi non faremo mai una legge di bilancio superiore come entità a quelle di questi anni. Cioè, le nostre promesse sono verificabili perché tutte le leggi di bilancio della prossima legislatura, se governeremo noi, saranno al massimo equivalenti a quelle di questa legislatura che, con Piercarlo Padoan, siamo riusciti a fare. Buonasera, Carla buonasera per Carlo Cantoni, buonasera Piercarlo Padoan. buonasera. Allora, Piercarlo Paduan è Ministro dell'Economia, Carlo Cantoni è Segretario Generale della Federazione dei Pensionati Europei. Senta, mi tolgo una curiosità, ma è vero che lei in una riunione a Lance, in una riunione con i costruttori, ha dato un pugno in faccia a Raffaele Bonanni, che si è arrabbiata? chiedete a lui, lui dice che è stata una ruvida carezza. E l'ha mollato. Ma no, è stata eh? una sberla così, non eravamo molto d'accordo, eh. mi ha fatto arrabbiare. A Renzi gliel'ha hai data una sberla, no? Perché a giudicare dove sta qua, eccolo qua. Il... Non ancora, ma fra il eh, tempo. Non, non ancora, perché non andavate tanto, tanto d'accordo, insomma. Nel, nel 2013 lei eh, diceva di votare Cuperlo nel 2015 Renzi stai attento a ciò che fai con i pensionati, eh? eh, altrimenti risponderemo con le armi che sono a nostra disposizione. Eh, eh, guarda, la droga chi gliela fa? Come, come va la, la, io la sindacalista eh? Io faccio la sindacalista, facevo la sindacalista e nella mia autonomia mi arrabbiavo con un governo, qualsiasi esso fosse, se non a... eh, mi dava retta. Per un caso eh, il governo era il governo Renzi, ma poi avete fatto la pace, vedo. Come ma mai? non abbiamo mai litigato, ci Beh, siamo insomma. confrontati, insomma, insomma. no. Questo allora, è anche il segno, caro Vespa, che la squadra del Partito Democratico che vede Carla Cantone capolista in Emilia-Romagna, Pier Carlo Paduan candidato a Siena e capolista in Piemonte, è una squadra fatta da persone anche diverse come storia, come competenze, come origine, ma che mette al centro il desiderio di dare una mano no, all'Italia, non mi dirà che ho preso i fedelissimi, la Cantone me ne ha detti di tutti i colori, ma io la stimo da impazzire e voglio che tutti insieme, Beh, loro, tutti gli altri, insomma, nella bastanti, prossima legislatura in Parlamento avete blindato, avete possiamo lì. mettere al centro le esigenze dell'economia, dell come ha fatto Piercarlo in questi anni e, della, e del, dei pensionati come ha sempre seguito. Allora, Io da mentre è stato dappertutto in tutte le liste un Fuggi Fuggi verso posti comodi, eh, Piercarlo Padoan si è candidato a Siena, sede del noto Monte dei Paschi. Quindi diciamo una scelta, una scelta coraggiosa. insomma Come vai? Eh, mi è stato chiesto e ho accettato. E anche per una ragione sentimentale, forse il pubblico non lo sa. A Siena ho cominciato un po' di anni fa. La Mia carriera universitaria, ero borsista CNR, Ci sono da allora rimasto molto affezionato. E che cosa andrà a raccontare del, di quello che viene chiamato in maniera un po' superficiale il salvataggio delle banche? Andrò a raccontare quello che è Beh, successo. La Monte dei Paschi è andata piuttosto bene complessivamente, insomma, dai. È andata bene, ma è stata molto difficile perché questa operazione, come altre peraltro diverse, ha dovuto essere approvata a livello europeo da una ha dovuto superare una selva di regole spesso in contraddizione tra di loro, ha visto un intervento pubblico che sembra molto elevato ma in realtà è molto limitato se si pensa a quello che altri paesi hanno fatto in termini di soldi pubblici messi nelle loro banche quando c'erano limiti diversi, ha soprattutto ridato una prospettiva al Monte dei Paschi, alla città quindi, ma anche a tutto il territorio ed è tanto in cui Monte Paschi è una delle maggiori banche con il piano di ristrutturazione, che non ha visto nessun licenziamento, ma un rinnovamento tecnologico, un rinnovamento di strategie. Siete oggi è uscito il dato del recupero dell'evasione fiscale che è superiore a 20 miliardi, che credo sia un tetto, diciamo, raggiunto in questi anni. È un picco. È un picco. È un picco che è stato raggiunto in modo permanente, quindi abbiamo un gettito aggiuntivo di 20 miliardi in più rispetto al periodo precedente, ed è stato raggiunto non mandando la Guardia di Finanza a vessare i poveri contribuenti. Tutto il contrario è stato ottenuto con una collaborazione crescente e continua tra amministrazione, della, eh, amministrazione fiscale e contribuenti. L'amministrazione fiscale aiuta i contribuenti a fare le cose per bene e ha aumentato notevolmente la platea di contribuenti che effettivamente pagano completamente le loro tasse. E questo ci permette di arrivare al ben, al ben noto pagare tutti per pagare meno. Senta, le giro una domanda molto carina che le è stata fatta dal Foglio. Lei è tifoso della Roma. Questo è un fatto. È più facile che la Roma vinca lo scudetto o che il PD vinca le elezioni? Ha detto è più facile, eh? non ha detto quello che preferisci tu, perché ti conosco, perché lui è stato capace lui durante, PD. durante una legge di bilancio, non dobbiamo dirlo, ma è stato capace di interrogare Spalletti, non so se si sa, Palazzo Chigi, pizza con Spalletti perché voleva capire perché Spalletti non faceva giocare Totti, cioè voi avete l'idea di Padua come di un professorone, cosa che è, un grande esperto di conti, cosa che è. Anche un terribile tifoso giallo e rosso. E quindi eh, nessuno, Spalletti. È, nessuno è perfetto. Allora, il, la Roma o il PD? Tutti dalla torre delle due. Un... Il PD vinceva le elezioni. Il PD vinceva le elezioni. Senta, i 6 miliardi e mezzo che avete recuperato, quella che viene chiamata la rottamazione, cioè avete detto a un certo numero di contribuenti che avevano un vecchio conto con Equitalia, vabbè, pagatevi, vi abboniamo gli interessi, eccetera. Sono 6 miliardi e mezzo, vanno aggiunti ai 20 o fanno parte dei 20? No, non vanno aggiunti eventi perché intanto sono un recupero una tantum e quindi non posso, io ho detto che quei eventi sono eh, strutturali quindi si ripeteranno di anno in anno i risultati della rottamazione sono risultati importanti che però non vanno ad aumentare il flusso di, eh, di entrate Che cosa ambientali. la lascia prevedere che l'anno prossimo saranno recuperati ancora 20 miliardi? Semplicemente il fatto che si è stabilito un rapporto fra contribuenti e amministrazioni basato sulla trasparenza quindi l'amministrazione conosce il reddito di partenza e si eh, interrogherà e manderà un avvertimento al contribuente se nella dichiarazione dell'anno prossimo ci fosse per caso un uno scostamento significativo fra quello che è stato dichiarato un anno e quello che è dichiarato di anno. Si diciamo. dice che per una questione di galateo istituzionale non è corretto mettere a bilancio il recupero dell'evasione fiscale perché è una partita aleatoria. In questo caso lei potrebbe mettere a bilancio, se è convinto che l'anno prossimo avremo 20 e... miliardi, se lei tornasse al governo direbbe, vabbè, intanto sono 20 miliardi di là. Intanto, ma questo sono autorizzato a dirlo e mi autorizza anche la Commissione europea che su questo non è tenera. E perché mi autorizza? Intanto perché i risultati ci sono. E poi perché si sono ottenuti, con, tra le altre cose, con dei miglioramenti procedurali, compresa la diffusione al massimo livello della tecnologia e della trasparenza. Uh, ti convince quello che ha detto Renzi? Sì, sì, io trovo che come dire, non sia molto facile Domani poi sentiremo la programmazione L'illustrazione del programma Ma saranno i fuochi d'artificio domani? Del PD no. Io però vorrei un attimo andare fuori tema Se me lo consentite C'è qui la signora Cantone Con la quale certamente pa parleremo delle politiche Per i pensionati e per la terza età Però io volevo chiedere In vista della giornata di domani Al segretario del PD Ci sono anche i giovani? Ci sono i giovani che, eh, ahimè lo sappiamo, sono abbastanza delusi dalla politica, magari rischiano di finire anche nell'area del non voto. Le dico anche che guardano poco la televisione, quindi è un tema che investe tutti, investe anche noi. Uh, io penso che siano anche in qualche modo mh, portati eventualmente ad ascoltare di più una suggestione possiamo dire, vogliamo dire, populista, che è una suggestione di responsabilità. Ecco, domani lei come cercherà, nell'illustrazione del programma, di colmare questo gap, insomma, di parlare ai giovani eh, per convincerli che la proposta del PD può essere una proposta interessante? Non comprandoli. L'atteggiamento di questa campagna elettorale è molto stravagante. Lei sa che con la storia dei 500 euro le hanno accusato di comprare i diciottenni, eh? Lo può dire soltanto chi non conosce me, e passi, ma soprattutto chi non conosce i diciottenni di oggi. Quella proposta dei 500 euro ai diciottenni sta portando centinaia e centinaia, anzi migliaia, anzi decine di migliaia di persone a comprare un libro. Vespa, io sono entusiasta quando un ragazzo di 18 anni torna a casa avendo comprato un libro e leggendo un romanzo, un libro di poesie, un libro di fumetti, o andando a fare l'abbonamento alla Fondazione Lirico-Sinfonica o a teatro. Questa misura dei 500 euro non è un tentativo di elargire una mancetta, come ha detto qualcuno, ma è il tentativo di risvegliare l'identità culturale che ciascuno di noi dovrebbe sentire, quel, quel brivido d'orgoglio che ci portiamo dentro quando si, ci rendiamo conto che siamo l'Italia. Noi ai giovani non diciamo vi faremo questo, questo e quest'altro. Non diremo vi diamo un bonus per non lavorare, come lascia immaginare il reddito di cittadinanza. Noi racconteremo un'idea d'Italia dei prossimi anni, presenteremo delle misure molto concrete, alcune sono anche specificamente legate alla nuova generazione, per esempio una mutuata dall'esperienza di Zapatero in Spagna sugli affitti, ma contemporaneamente utilizzeremo lo stesso metodo, mi fa piacere che ci sia qui Paduan, che abbiamo cercato di utilizzare in questi anni, cioè la serietà e la concretezza e il rigore dei conti che si coniuga con un'idea di crescita e di sviluppo e di benessere cioè no all'austerity cieca e no a buttare via i denari degli italiani come è stato fatto in passato. Dunque domani per chi seguirà tra l'altro in diretta Facebook la presentazione del programma non venderemo chissà quale fumo alle nuove generazioni, diremo qui c'è un grande paese da governare e da gestire per i prossimi anni. Se That scegliete right? noi scegliete la serietà, non scegliete le promesse a vuoto. Segretario, voi domani siete a Bologna che lanciate appunto il vostro programma. Lei certamente di notte sognerà un po' come tutti. E se è sì, quanto sogna il numero 40? Perché 40? Perché 40 è stato il percento degli europei, 40 è stato il referendum. E adesso pare che siate un po' sotto i 40. E domani come lanciate per avvicinarvi ai 40 la campagna elettorale? Non so cosa sogna lei, direttore, e non sono sicuro di volerlo sapere. Le dico cosa sogno io. Quando sogno, non sogno di politica, fortunatamente. Però è vero, ha ragione. Il 40% delle europee è stato un grande risultato, un trionfo. Pensi così Vespa si emoziona che l'ultima volta prima del PD del 2014 di un partito politico al 40% fu la democrazia cristiana nel 1959 con Amintore e Fanfani quindi quel risultato è stato storico e abbiamo vinto con il 40% al referendum invece abbiamo perso sempre il 40% era, era ma ben diverso stato. oggi io penso che il PD Abbia tutte le condizioni per essere il primo partito e soprattutto il primo gruppo parlamentare. Anche nei sondaggi che venivano dati non veniva ricordata la divisione che ci sarà nei gruppi parlamentari tra Forza Italia e Lega. Forza Italia e Lega dicono l'uno il contrario degli altri: uno sta con i popolari europei, l'altro con i populisti europei. Allora, io penso che il PD potrà essere il primo partito in Parlamento e penso che questo PD dovrà essere un PD. Di squadra. La presenza qui di Carla Cantone e di Percarlo Paduan, come pure di tantissimi candidati da Lucia Annibali a Paolo Siani, dà la dimostrazione di un PD che non è il segretario e i suoi amici del calcetto, ma è una squadra che in questi anni ha fatto qualcosa e ha tanta voglia di futuro. Signore Cantone, quando, quando nel 2001 Berlusconi portò la pensione, la pensione minima a un milione al mese, Fausto Bertinotti mi disse magari l'avessimo fatto noi nel governo di centrosinistra. Lei sarebbe contenta se Berlusconi portasse le pensioni minime a 1000 euro al mese? Beh, io penso che per quanto riguarda le pensioni la cosa più importante da fare è quella di rimettere in moto la rivalutazione annuale delle pensioni medio-basse. Il, il governo l'ha fatto ultimamente, tanto vero vero che è ripartita per una fascia di pensionati la rivalutazione nel 2018 e c'è l'impegno a continuare nel 2019. Ed è una cosa importante, una cosa che abbiamo sbloccato dopo tanto tempo. Uno, siamo riusciti a, a concordare con il governo la nota axaria per tutti i pensionati sotto i 75 anni, perché prima non era così. È aumentata la platea della quattordicesima. Allora io penso che il problema non è quello di promettere a tutti, perché poi c'è anche da vedere: mica tutte le pensioni di 500-600 euro sono tutte uguali. Eh. Io sto pensando alle pensioni da lavoro, in modo particolare, che se riescono, se riusciamo a dare continuità al lavoro già fatto come previsto nel programma e, quindi, la rivalutazione per tutti, anche nel 2020 e 2021, allargare sempre di più la quattordicesima, vale molto di più di una promessa eh, non molto credibile che fa Berlusconi. Allora, Questo io penso. abbiamo già mostrato nei giorni scorsi il, la proposta del Partito Democratico per eh, i soldi da dare alle famiglie secondo i figli. La facciamo rivedere, anche se non è inedita. Eh, famiglia, contributo per ogni figlio, 250 euro al mese fino a due anni, 150 al mese da 3 a 17 anni, 108 al mese da 18 a 25 anni. Prima di entrare in studio, Renzi è stato bloccato da un nostro mixer. Il quale ha fatto due conti e ha detto: Ma a me questa... Io ho quattro figli, io non ci guadagno niente, anzi, anzi, forse ci rimetto perfino qualche centesimo. Allora che cos'è? Vengono punite le famiglie con tanti figli? Invece non di favorirle? Non, non scherziamo, Vespa, non scherziamo, anche perché poi io, essendo, diciamo, avendo mio cognato come consulente privato, che ha otto figli, eh, sulle famiglie insomma, numerose sull sono. Ho una certa esperienza. Dunque, chiariamoci in modo molto semplice. In questi anni, con Piercarlo, con eh, tutti gli altri ministri, con il presidente Gentiloni adesso, noi ci siamo preoccupati di rimettere in moto l'economia. Quindi abbiamo dato la priorità alle aziende, alle imprese, ai lavoratori, agli occupati e ai redditi che guadagnavano meno di 1500 euro. Okay? Questo deve essere chiaro, è il motivo per cui... Avendo a disposizione un po' di soldi, non troppi soldi, abbiamo dovuto fare delle scelte. Nella prossima legislatura, accanto al lavoro che ricordava il ministro Paduan straordinario di recupero dei soldi dall'evasione che ci consente di poter distribuire qualche denaro in più, noi mettiamo l'attenzione sulle famiglie, a cui diciamo nessuno... Prenderà meno di quello che prende oggi, eh, ci mancherebbe altro bene. e eh. Il suo mixer, lei ha detto ci rimetto al no, suo no, mixer, l'ho già detto, la al pari, mixer. insomma, non ci guadagna niente. Uno Ma che... il mixer, ho fatto i conti con lui con l'ha detto mixer. Eh, ne abbiamo parlato. È di lei che, che non sono convintissimo. Che mi, che, che mi creda, quindi parlo con lei. Il mixer non ha avuto problemi, non ho fatto vedere. L'ha detto mixer. I Vai. numeri il Vai. concetto qual è? Fatti salvi gli assegni familiari. Figlio, per, prende, ciascun figlio, figlio, eh. per ciascun figlio, ovviamente non per il figlio di Marchionne o per il figlio di, del... del cioè, super... Fino a quale il limite di reddito? Il limite di reddito è 120.000 euro. Poi c'è però un decalage dai 75.000 in poi. Quindi, fino a, 75, tecnica, scusi, fino a 75 lordi, uguale per tutti? Questa spiegazione tecnica, che dettagliatamente sarà illustrata domani, ha una clausola di salvaguardia che dice comunque. Comunque, ciascuna famiglia che ha almeno un figlio avrà 80 euro netti mensili in più di quello che prende ora per ciascun figlio. Poi in alcuni casi potrà essere di più, ma mai di meno. Questa misura è la misura più costosa della nostra proposta politica perché vale più o meno mezzo punto di PIL. Quindi, mi correggerà Piercarlo, circa. 8 miliardi e mezzo 9 miliardi di euro. Sotto, miliardi. Secondo è? il solo 24 ore si è scritto 23 miliardi. però no. i sono Legga già stati. Bene. Sì, sì, bene. Sì, sono 9 quelli di sotto. Quelli di sotto 8 vabbè. miliardi e mezzo 9, che vuol dire. ho oh, PIL? 17, quindi mezzo punto di PIL. Sì, sì, mezzo, punto un po mezzo punto di PIL. Leggermente più di. ed è. si collega all'operazione politica che noi abbiamo detto, e cioè nessuna, nessuna legge di bilancio. Dovrà costare in più di quello che delle leggi di bilancio che abbiamo fatto sino ad oggi. Cioè noi vogliamo essere credibili in questo. Io sono venuto in questo studio e mi hanno detto anche lei e i suoi colleghi giornalisti: Ma non avrete le coperture di bilancio per gli 80 euro netti. Per, mm. eh... in fact. Era il 2014. Mm. Sono passati 4 anni e per 4 anni le coperture non solo ci sono state, ma continuano ad esserci. Allora, questa proposta molto semplice, è una proposta che va incontro alle famiglie con figli per dare un segnale allora, di ripartenza. Hanno fatto ripartezza. 100, quello che il mixer prende per quattro figli, prende 100 più 80? Esattamente. Perfetto, come tutti sostanzialmente. Come Qualunque tutti. cosa prendano, loro prendono. Dopodiché aspetta, qui una Aspetta, 80 a tanto o 80 a figlio? 80 al mese per ogni figlio. 80 al mese, mese, mese per ogni figlio. È il meccanismo degli 80 euro. Ormai gli italiani lo conoscono. È chiaro. Qualcuno mi prende persino in giro, a San Gregorio almeno fanno il presepe con la banconota da 80 euro. <ride> Ovviamente è il tentativo di dire: siccome viviamo un tempo di diseguaglianze e di ingiustizie, noi diamo la priorità ai ceti medio, al ceto medio. Cioè io vorrei che gli italiani sapessero che la ripartenza dalla crisi è possibile cercando di dare una mano a chi vive la quotidianità. La flat tax invece permette a lei di risparmiare un sacco di soldi, ma alla famiglia media che qua un'unica persona che lavora 1.600 euro e che quindi è fuori dal tetto originario degli 80 euro di non prendere neanche un centesimo. No, perché lì c'è una base di 12.000 euro esente e chi guadagna 15.000 euro... Almeno così è stato spiegato, su 12.000 euro non paga niente, sugli altri 3.000 paga il 20%, cioè paga 600 euro. Devo fare una tu... domanda, Vespa: Prego. ma siccome io mi sono esercitato <ride> con il ministro Padova a trovare le coperture, nel senso che per anni abbiamo lavorato insieme e eh... L, l, e Paolo mi... diceva sempre che le coperture a quello che voleva fare, lei non ci stava, E vabbè, eh, no, ma poi si trovavano ti pagavano per questo. No? Cioè, L'accordo era che dovevamo discutere, eh, però devo dire che sono. Mi, lascia, la, mi lasci dire che avendo rovinato la vita negli ultimi quattro anni al ministro Padwan, perché stava tranquillo a fare una cosa. Fiorentina, quante volte ha vinto la Roma? Di... No, ma lasci stare la Roma lì. Lui quando l'ho chiamato, era Sid, eri? a Sidney a Sydney al G20. Sì. G20 è come uno dei capi dell'Ocse e l'abbiamo, come dire, amabilmente persuaso a tornare indietro a servire il suo paese e gli sono grato per lo sforzo serio, straordinario che ha fatto. Bene, però quando ci siamo trovati a fare i conti in questi anni, alla fine, pur con molte difficoltà, i denari sono venuti fuori e oggi ci sono delle misure oggettive su cui nessuno può dire più niente. Bene, questo lavoro che abbiamo fatto. Non deve essere buttato via. Lo ha detto oggi Padoan presentando i dati, lo ha detto Gentiloni presentando i dati dell'evasione fiscale. Cioè, serietà, passo dopo passo. Però gli 80 euro alle famiglie si possono dare. prego. Pre, pre, no, no. Posso fare una domanda al ministro? Sì. Ministro, lei è stato appunto un professore prestato alla politica. Adesso viene candidato come il segretario, ma un'altra storia per la prima volta. Come lo vive questo cambio di ruolo? Prima era celebrato come grande professore e guarda caso va a espugnare, perché sono difficili i toscani, figuriamoci i senesi, Siena e qualche comune di Arezzo. Come la vive questa esperienza? La vivo come una sfida ulteriore, come il fatto di applicare alla vita di tutti i giorni quello che so sull'economia e quello che ho imparato in questi anni. Qui c'è l'economia ma c'è anche la politica. E ci sono le leggi e c'è il Parlamento e adesso c'è il dialogo con gli elettori, con i cittadini. Bisogna convincere, bisogna quindi avere argomenti convincenti, non perché qualcuno parla bene, ma perché sia sostanza eh, effettiva e quindi questo può essere, deve essere lo strumento con cui raggiungere il consenso. Anche perché il suo Dicastero non è un Dicastero felice, visto i tagli, non i tagli e quant'altro. Però ecco, le dicevo prima che per me ha fatto una scelta coraggiosa. Dica la verità: andare in Toscana, andare a MPS, andare un po' di là, un po' di qua è una scelta coraggiosa, anche sentimentale. Lei ha fatto il borsista, ha fatto l'Accademia, tutto quello che vogliamo. Però mh, le riconosco, nella friabilità del tuffo di Siena, ha avuto coraggio. Eh, io la ringrazio, però vorrei dire che questa scelta eh, la condivido con tutti i candidati del PD che sono in situazioni. Complesse, ma che questo non fa scoraggiare nessuno dal fatto che porteremo a casa i risultati. Bene, prego. Arezzo, io vorrei restare un attimo sui giovani, la cui preoccupazione principale, anche quella delle loro famiglie, dei genitori, è ovviamente il lavoro. Lei ha detto, e domani capiremo meglio nell'illustrazione del programma, bisogna eh, agire e far sì che. Il lavoro stabile sia più conveniente del lavoro precario, che è quello che in questi anni è cresciuto di ecco. più, è cresciuto tutto, ma soprattutto quello precario. Ok, lo slogan sounds good, ma come si fa? Si Guardiamo fa... il cartello, per favore. che ha anche per governare, La paga. Allora, il, il messaggio comunque è il questo. Secondo, il secondo punto, scusate, il primo lo vedremo tra un momento, paga minimo orario garantita, lavoro a tempo indeterminato più conveniente per chi assume. Proviamo a dirla semplice. Noi nel 2014, quando abbiamo iniziato la nostra avventura, eravamo in una situazione in cui i lavoratori erano 22 milioni. Potete controllare sul sito dell'Istat, www.istat.it, che è il sito ufficiale. E la situazione di crisi era forte. Il primo incontro di Piercarlo a Bruxelles è stato un incontro difficile. La prima volta che abbiamo incontrato Obama ci ha detto rischiate di fare la fine della Grecia. Cioè, la situazione non era semplice, non lo è nemmeno adesso, ma sicuramente va un po' meglio. Allora lì noi dovendo fare qualcosa per muovere l'Italia, siamo partiti dall'incentivare ogni tipo di lavoro. Abbiamo detto la priorità è creare posti di lavoro e siamo passati in quattro anni, tre anni e mezzo, da 22 milioni a 23 milioni di posti di lavoro. Però la fregatura, se così posso dire con un termine che non è molto tecnico ma che rende l'idea, è che circa la metà di questi posti di lavoro, diciamo 500.000, sono lavori a tempo indeterminato e l'altra metà purtroppo no. Allora si pone oggi il problema di come fare non solo a migliorare la quantità dei posti di lavoro ma anche la qualità. Cioè sostanzialmente, uno, dare più soldi al ragazzo che va in motorino a consegnare le pizze la sera, dare una paga minima oraria, perché il lavoro ha una sua dignità e tu non puoi pensare di dargli 4-5 euro lordi l'ora e dall'altro dare noi degli incentivi esattamente diversificati. Lei assume a tempo indeterminato, tu imprenditore hai la possibilità di assumere a tempo indeterminato, quegli incentivi ti vengono dati in misura Però maggiore. Guardi, la realtà non si può forzare. E ve lo dice la storia dei voucher. Con i voucher si è fatto un abuso terribile, terribile. Ma avete buttato il bambino e l'acqua sporca. La sostanza è che è cresciuto, il dato è di oggi, in maniera esponenziale il lavoro in nero. Perché prima, con i voucher, bene o male, si tamponavano tante situazioni. Senza voucher, tutta questa gente. Eh. State attenti perché se l'imprenditore vuole assumere, ma non è pronto ad assumere a tempo indeterminato una persona. Eh, e voi non gli date un soldo di incentivo, quello non è che l'assume a termine determinato, quello proprio non l'assume. Però lei sta sbagliando persone a cui fare questa rimostranza, che è anche comprensibile Vespa, perché i voucher li avevamo regolarizzati e disciplinati noi. Naturalmente c'è stato poi tutto il tema del referendum, non riapriamo quella del 2017, non riapriamo quella pagina. La sintesi è che dire a noi dei voucher è un po' una contraddizione, essendo stati quelli che li avevano voluti in quel modo. Però, parliamoci chiaramente, noi non dobbiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca, per questo dobbiamo dire agli imprenditori, vi diamo garanzie. E il Jobs Act va in questa direzione. Il Jobs Act tiene insieme delle misure a favore e a sostegno dell'impresa e dell'imprenditore e delle misure a sostegno, per esempio, delle donne, perché la norma contro le dimissioni in bianco è una norma, è una norma che noi rivendichiamo con forza. Buon senso, Vespa. Quello, quello fatto di Saggezza. È, però non c'era. È un fatto di civiltà, e mi fa piacere che lei lo dica, un fatto di civiltà che prima non c'era, prima dell'arrivo del Jobs Act e del nostro governo. Allora, c'era stato per un periodo e poi era stato tolto dal governo Berlusconi. Allora, buon senso ed equilibrio. Il direttore Montanari dice, come farete? Diversificando. Tu assumi a tempo indeterminato? Bene noi ti diamo la possibilità di pagare meno tasse tu non lo fai paghi le tasse di prima e sotto questo profilo mi lasci dire ancora che è chiaro che noi andremo verso un modello in cui i lavori cambiano eh, arriva internet, i robot, l'innovazione artificiale il mondo sta cambiando l'intelligenza artificiale, l'innovazione tecnologica però dobbiamo dire a casa, a chi ci segue da casa guardate, noi siamo consapevoli delle difficoltà del tempo che viviamo ma l'Italia è un paese forte che ce la può fare se smette di piangersi addosso. Cioè, quello che io vorrei dare come messaggio solido e forte è che non è vero che l'Italia deve andare al reddito di cittadinanza perché nessuno potrà più trovare lavoro. Dire questo significa insultare quei milioni di artigiani, di piccoli commercianti, di imprenditori, di lavoratori, di operai che si sono sempre spaccati la schiena e che sono i nostri nonni e i nostri genitori e che lavorando hanno fatto l'Italia grande. Ecco, per me passettino alla volta, passettino dopo passo, con questa norma che permette di dire assumi a tempo indeterminato, ti do l'incentivo, avremo qualche lavoro a tempo indeterminato. In tempo. Paduan, nel programma di domani ci sarà anche una riduzione delle aliquote Irpef. Ci sarà sicuramente il i passi successivi di un programma che nella legislatura che sta finendo è stato molto intenso in termini di riduzione delle tasse, quindi si continua con l'IRPEF. Vorrei ricordare. Non delle aliquote, dato. però, non delle aliquote. Gli 80 euro sono una riduzione fiscale, sicuramente, però le aliquote sono rimaste quelle che sono. Vedremo quali sono gli strumenti più adatti per garantire un aumento del reddito disponibile. Mi faccio dire un numero. Le, le tasse pagate in meno in questi quattro anni sono più di 30 miliardi ottenuti con un progressivo eh, abbassamento delle aliquote e con una copertura costante che rende l'abbassamento di questa aliquote credibile, cioè la gente sa che ci sono le risorse per poter stare con tasse più basse. Il, le modalità tecniche dell'abbattimento delle tasse nella prossima legislatura mi permetta deve essere valutato con attenzione. E io non sono abituato a dare risposte se non ho tutti, scusate sono un pedante professore, non sono abituato a dare risposte se non ho tutti gli elementi sotto mano. Comunque l'impegno è quello. Senta, lei oggi si è detto convinto che i conti dello Stato siano a posto e che quindi non ci dovrebbe essere bisogno di una manovra, cioè l'Europa a primavera non ci dovrebbe chiedere so, 4-5 miliardi per metterci a posto, no? Sono convinto di no. L'Europa deciderà se i nostri conti sono a posto quando avrà fatto le sue proiezioni. Questo, farà, questo avverrà il prossimo mese. È avvenuto già altre volte che a novembre o a dicembre si dicesse l'Italia, come peraltro molti altri paesi, è a rischio di deviazione. C'è un rischio, bisogna verificarlo. Noi abbiamo continuato ad essere eh, coerenti con una politica di riduzione del deficit e di abbattimento del debito. E questo ci ha creato molta credibilità, quindi siamo in grado di discutere con l'Europa e di ottenere ragionevolezza nelle, nelle loro richieste. E però proprio oggi è uscita la notizia che Bridgewater ha venduto 3 miliardi di titoli italiani, quindi giocando al ribasso contro l'Italia per semplificare, in vista delle elezioni. E chiedo, questa è una domanda direi più politica che finanziaria, ma c'è un rischio internazionale sull'Italia per, per il risultato elettorale? Non c'è persona più adatta di Padova per rispondere. Dunque il fatto, eh, quella, la scelta di Bridgewater è stata pubblicizzata perché è eclatante, Bridgewater il primo investitore mondiale. 3 miliardi sono 3 miliardi. 3 eh? miliardi sono 3 miliardi, non sono tantissimi se pensiamo alle centinaia di miliardi del nostro debito, però lei solleva un, importan un punto importante e questo basta parlare con gli investitori globali, siamo stati tutti quanti a Davos qualche giorno fa e abbiamo parlato con le grandi banche. Il giudizio sull'Italia è unanime, l'Italia sta andando molto meglio, sono stati fatti grandi risultati, c'è cioè il timore che questi risultati vengano smontati e su questo timore c'è un rischio Italia, sul fatto cioè che l'Italia smetta di fare quello che ha fatto finora. Possiamo adesso. aspettarci un mese di speculazioni? Non un mese di speculazioni, una, diciamo, una situazione di attesa sui mercati guardi io eh, seguo il, lo spread dei dati dei mercati finanziari non solo tutti i giorni ma quasi tutte le ore ce l'ho sul mio tavolo e osservo continuamente, non c'è un segno di nervosismo quello che le sto dicendo è quello che dicono tutti gli investitori Bridgewater si è liberata di un po' di, di soldi di quelli che deteneva ma è una quota minima Montanari e poi Ministro, lei ha ricordato Davos si è parlato tanto eh, di eh, protezionismo è stato il tema lanciato dal Presidente Americano. La linea di questo governo è ovviamente no, anche perché poi è stato anche spiegato che come dire, i dazi non li metterebbe il governo italiano, ma sono una valutazione e una decisione europea. Però io la seguo: no al protezionismo, no ai dazi, ovviamente. Ma cosa si può fare però per aiutare l'industria italiana? Cioè, perché il problema ovviamente esiste: l'industria è in ripresa, gli, ordini, gli ordinativi crescono, questo noi lo raccontiamo nei telegiornali, quando accade. Ma ma c'è stata una lunga stagione di deindustrializzazione. No, al protezionismo, no, ai dazi. Cosa si può fare in concreto? Intanto no, al protezionismo dovrebbe essere detto al, a Salvini che ha detto mettiamo anche noi no. i dazi come per quello cioè, lei... che, se posso dirlo onestamente, fa un po' ridere. Detto questo, guardiamo ai dati, l'Italia sta avendo un record surplus commerciale dovuto alla competitività delle sue esportazioni, pur in un contesto di euro molto forte. Siamo il secondo paese esportatore dell'Europa e stiamo molto vicini alla Germania. E questo perché? Non perché c'è la svalutazione che vorrebbero quelli che ci fanno uscire dall'euro, ma perché c'è l'aumento della competitività attraverso investimenti in tecnologia. Ha perfettamente ragione che c'è un problema di tessuto industriale indebolito. Quattro anni di recessione e dieci punti di PIL persi non sono qualcosa che si rimargina in, in due anni. Ma questa è la vera sfida. Sotto la sigla, che forse oscura a molti, di Industria 4.0 c'è un'enorme potenzialità che viene sostenuta a livello di incentivi finanziari oltre che fiscali, che deve continuare. Perché noi abbiamo delle eccellenze nei settori più avanzati, dobbiamo esserne convinti e dobbiamo continuare nel sostegno dell'industria. Questo ci produce già da oggi i risultati. Pre. Cantone, una vita nel sindacato, due anni fa era la Camusso europea, perché la responsabile di 10 milioni di pensionati europei, poi la chiamata per la politica. Qualcuno in questa chiamata, che ovviamente per le sue capacità, ovviamente, vede anche un avvicinamento della CGL con il PD. È un'interpretazione valida? Beh, non lo so, io penso che il sindacato debba fare il sindacato e il partito debba fare il partito e quindi non, non credo che sia per quello perché l'autonomia per fortuna non c'è più la cinghia di trasmissione che c'era una volta e deve continuare ad essere così. Certo, può favorire un dialogo. Ma anche assolutamente... la Cieda di Missione al contrario, non sapete eh. che cosa dare nei tempi di <ride> cofferati. No, eh. non, è, non mm. è così, non è così. Comunque io non servo a questo. <coughs> Dopodiché se la mia candidatura significa portare nel Parlamento, non nel PD, ma nel Parlamento le battaglie che io sto facendo da anni a favore dei giovani e degli anziani. È molto importante perché dico giovani e anziani? Perché lo dico un po' a tutti, perché i più grandi alleati dei giovani non sono gli adulti, sono gli anziani, sono i nonni. E sa perché? Purtroppo i nonni ma sa perché, perché, Bravo, eh, dottor Vespa. Perché i eh, nonni sono okay, quelli eh. che si devono far carico della vita e dell'aiuto dei senso. loro nipoti e dei loro figli quando sono senza lavoro. Ma c'è un altro motivo, molto più serio. Ma guarda. non la vorrei interrompere, per l'amor di no, Dio. No, ma un momento, mi faccia vedere. chiedere io se io però voglio... questa sua elezione, le sue capacità e le sue intenzioni... Potrebbe un po' avvicinare un po' di più anche il PD e CDS? Sì, speriamo che avvicini. Il sindacato in genere porta avanti i valori della sinistra, se si avvicina alla sinistra è tutto adeguato. Però io voglio finire il ragionamento perché, guardate, è molto importante. A proposito del ragionamento che facevamo prima sui giovani e sulle famiglie, no? eh, se il, gio... il, il PD nel suo programma ha messo al primo posto il lavoro ed è. La priorità che sta nella testa degli anziani. Perché se non c'è lavoro, al di là del job axe, de... se non c'è lavoro, non si è legale, non si versano i contributi. E se non si versano i contributi, il sistema previdenziale e il welfare universale salta per tutti, in particolare per gli anziani e per le famiglie. Mi faccio finire e poi mi taccio. Bello quello che è stato adesso detto finora, Renzi l'ha spiegato molto bene, c'è un'altra cosa da aggiungere che oggi è a carico delle famiglie e sono gli anziani, perché la vita si allunga, quelli non autosufficienti che spesso sono scaricati in alcune case di riposo, eh, ma bisognerebbe aprire una parentesi un altro, su questo, oppure a carico delle famiglie e delle donne. Quindi se nel programma ci sono degli interventi strutturali e di risorse per la non autosufficienza, io sono felice. Questo è uno dei punti che mi ha fatto decidere di andare in Parlamento a difendere gli anziani con il programma del PD. Quindi domanda. è anche ottimista di essere scusate, no ti prego. Un'ultima domanda siamo andati già oltre. Su questo punto il domani, tempo. su questo punto domani ci sarà una novità importante sulla non autosufficienza sulle cose che ha predetto Carla Cantone? Una domanda politica. Allora, mh, ribaltando la linea tradizionale di non collaborazione con gli altri partiti del Movimento 5 Stelle, Di Maio dice: che tutti hanno il diritto di sperare di vincere le elezioni e di essere autosufficienti, dato per letto. Cioè, se non ci si fa, noi siamo pronti a fare il governo con chi ci sta. Lei è pronta a fare il governo con chi ci sta? Cioè è pronta a fare un governo anche con Di Maio? O invece preferisce per affinità anche di programma se mai fosse dolorosamente necessario fare il governo soltanto con berlusconi? è un dibattito inutile vespa mica al tanto, di là del eh. fatto che eh. continuare a inseguire ciò che dice di maio corre il rischio di farti venire il mal di testa un giorno è per l'euro il giorno dopo non è più per l'euro. al di là del fatto che non si capisce bene che cos'è il centrodestra padoan e il sottoscritto si candidano l'uno a siena l'altro a firenze e hanno contro a nome del centrodestra i due professori che per Salvini chiedono l'uscita dall'euro. Allora, siamo contro il centrodestra di Berlusconi che va a omaggiare la signora Merkel? mi piace Merkel? il centrodestra di Berlusconi o che va a omaggiare la signora Merkel? il centrodestra che dice no all'euro, sì ai dazi. Questa discussione deve essere se il centrodestra si spaccasse, una chiacchierata una con Berlusconi, ce la, ce la di una discussione, come dire, lunare. Lunare. Il ragionamento è molto semplice. Noi con gli estremisti non andremo mai. È chiaro questo? E il programma di chi vuole uscire dall'euro. Il programma di chi vuole cancellare il lavoro in nome del sussidio dell'assistenzialismo. Il programma di chi vuole distruggere l'idea stessa su cui si è fondata la nostra comunità, cioè fatichi, lavori Paghi i contributi, vai in pensione perché do l'assistenzialismo a tutti non può essere il nostro Va bene, programma. Arbitraria traduzione del giornalista: non vado con gli estremisti, vado con chi è estremista. Non è. Questa, è mai Questa mia. non è arbitraria. Il punto vero è che la vera domanda da farsi nelle prossime trasmissioni è: chi è che non è estremista in un paese nel quale noi abbiamo a che fare con queste proposte folli sull'Europa? E ancora? E poi non superiamo il tempo. Ma come è possibile? E sui temi di merito della campagna elettorale ci siamo solo noi, oh, ma l'evasione fiscale? Voi l'avete sentita qui da Padua stasera la lotta all'evasione fiscale? Grillo e Berlusconi, la parola evasione fiscale ah, Berlusconi dice, non la dice. Io mai, abbasso le tasse, non mai, si vale più, Questo è il suo slogan, ragazzi. Il campanello non funziona. Vi dispiace suonarlo voi? Eccolo qua, <ride> Alessandra Ghislaini. Buonasera, Nicola Piepoli. Allora, loro sono croce e delizia dei politici, i sondaggi, quante volte li legge al giorno i sondaggi? Non dica la bugia, non dica la bugia. Le racconterò una cosa vera, il Consiglio dei Ministri una volta, c'era Piercarlo, fece un discorso a tutti dicendo basta con questa dittatura dei sondaggi, il vero leader, prendendo spunto da una frase di un americano, i sondaggi non li legge, li cambia Bene. e Franceschini rispose... L'importante è poterli cambiare con la penna, almeno piacciono anche a noi, eh, con le solite cose che fanno i democratiani Grazie i anni. a Matteo Renzi, a Pietà e a Carla Cantoni, grazie a Montanari e a Carrassi che loro ci lasciamo. Intanto voi andate a prendere posto nei vostri gabellini Grazie. Allora il tempo di cambiare le poltrone ed eccoci i nostri sondaggi con Nicola Piepoli, Cinco Piepoli e Alessandra Guglielmi di Piero Recetto. Restano con noi per commentare questi risultati, il direttore del Tizuno Andrea Montanari e il direttore dell'azione Francesco Carrassi. Allora,